Con C100% abbiamo voluto realizzare un contest che punta a creare nuove imprese nel Cilento. In particolare abbiamo realizzato questo contest puntando al turismo sostenibile nelle aree interne. Abbiamo messo al centro del contest una sfida: come rendere più vivibili, più attrattivi e più competitivi i nostri borghi, finalizzando appunto le proposte, orientando meglio o meglio le proposte verso questa sfida che poi diventa un obiettivo. Con questo contest vogliamo stimolare il territorio a far crescere delle nuove imprese. Noi abbiamo parlato di 100 nuove imprese per il turismo sostenibile nelle aree interne. Questo è un obiettivo importante. Il contest serve a facilitare sostanzialmente la nascita di nuove imprese e a rafforzare quelle esistenti, attraverso un percorso guidato, direi, che vede innanzitutto un momento di presentazione, di animazione che inizia oggi verso chi è interessato a questo contest, con la presentazione dell'idea che avverrà in una maniera molto semplificata attraverso la compilazione di un form che troverete con i riferimenti sulla locandina, su tutta la documentazione che metteremo a disposizione, in particolar modo sui social. La presentazione dell'idea ci consentirà di valutare la coerenza, diciamo, rispetto a quelli che sono, quella che è la cornice strategica di questo contest. Noi abbiamo voluto, mettere, questo contest all'interno di una cornice strategica, che è quella delle sfide, globali, sulla sostenibilità. Ci sarà una fase di accompagnamento che anche Invitalia seguirà insieme a noi, insieme al Sistema Cilento, insieme al nostro staff, e vi accompagnerà a costruire questo progetto, che poi vedrà un momento di selezione, sempre tenendo presente gli obiettivi e la sfida, per poi poter passare alla fase del finanziamento, perché vi accompagneremo fino al caricamento sulle varie piattaforme che Invitalia mette a disposizione. E quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a facilitare un processo di nascita di imprese nel settore del turismo sostenibile.